Come potete vedere dal titolo della nostra puntata, oggi parleremo di musica. Lo faremo con il nostro ospite, ve lo presento, Danilo Rossi, benvenuto nei nostri studi, Ciao a tutti. direttore artistico di Forlì Musica, ma tanto altro che vedremo durante la nostra trasmissione. Intanto faccio una breve bio. Si diploma a 19 anni con il massimo dei voti in musica. Viola. Viola, dopo il diploma supera il concorso di prima viola solista dell'orchestra del teatro alla Scala di Milano e diventa il più giovane strumentista della storia del teatro. Insomma, è anche quello che ti ha lasciato un po' di fame, ti ha dato anche la spinta a una carriera nell'ambito della musica. Assolutamente. E insomma, hai suonato in tutto il mondo con diversi musicisti, quindi da lì è stato un crescendo. Sì, diciamo che sono stato fortunato, mi è sempre piaciuto quello che facevo, probabilmente non avrei potuto fare altro, avevo già deciso fin da piccolo che avrei tentato di vivere di musica, al di là del fatto che diventasse una professione o no. A me piaceva fare questa cosa e quindi è stato bello arrivare, certo, lungo perché 35 anni di scala. E poi tutto il resto, insomma, ormai posso dire di aver chiuso un cerchio, poi vediamo da qui in poi, ma insomma, è stato bello fino Ci adesso. vuole anche un talento di base, non è che uno può anche studiare tanto, ma il talento è Sì, ci importante. vogliono tante cose, ci vuole costanza, ci vuole umiltà, sì, anche talento, ma soprattutto la voglia di riuscire a fare quello che la tua passione ti dice, cioè se io lo dico sempre anche con i miei studenti, con i giovani, andiamo a cercare la nostra passione. Se abbiamo passione di fare una cosa, qualsiasi cosa, quello che ci guida, poi se quello ci darà anche da vivere, bene, però io avrei fatto questo anche se fossi andato a stare sotto un ponte, insomma, avrei suonato comunque. E com'è stato arrivare al teatro alla Scala a 19 anni? Sei molto giovane a 19 anni, quindi è un'esperienza anche importante. Sì. Ero talmente incosciente che a 19 anni pensi di poter spaccare il mondo, insomma, sei convinto. Io mi ero appena diplomato, quindi avevo appena finito di studiare, insomma, e avevo intenzione di continuare a studiare, ma poi i casi della vita, cioè, le occasioni, trovarsi nel posto giusto al momento giusto, anche essere apprezzato per quello che sei, a quell'età, poi si migliora sempre, ma insomma è stata una grande avventura fin dall'inizio, perché io non avevo mai fatto avevo fatto parte dell'orchestra giovanile italiana presso la Scuola di Musica di Fiesole, l'orchestra europea, quella di Abbado, dei migliori strumentisti europei, però professionalmente avevo fatto pochissimo e quindi non sapevo neanche cos'era in realtà l'orchestra e soprattutto il teatro lirico. E poi in quel posto lì, che è una leggenda, che è un mito. Mi sono trovato così, umilmente, a far parte di una storia, ecco. E poi negli anni quella storia è diventata anche la mia e credo di aver dato un contributo, sebbene umilmente, per quello che ho fatto, ma insomma, in 35 anni lì, mi sono divertito. Soprattutto, io lo dico sempre, non è tanto quello che ho fatto io, ma gli incontri che ho avuto, questa è la cosa più bella di questa vita passata con lo strumento in mano. Cioè posso dire di aver suonato con tutti i più grandi solisti, i più grandi direttori, i più grandi cantanti, aver visto i grandi registi e poi tutto il resto, cioè l'attività solistica in giro per il mondo e l'attività di musica da camera in giro per il mondo, anche lì mi ha portato a collaborare con i più grandi e quindi quella è stata la cosa bella. Infatti ci piacerebbe che tu condividessi un po' di queste esperienze che hai vissuto con noi. Intanto mi ha già visto anche qualche immagine che ti vede suonare con diversi musicisti sul palco. Insomma, una carriera che ti ha visto suonare anche in tutto il mondo con diversi artisti, come hai raccontato. C'è qualcuno che ti ha marcato, che ti ha segnato particolarmente? Beh, sono tantissimi, è difficile da dire, ma insomma, Claudio Abbado, Maurizio Pollini. Mario Brunello con cui continuiamo a fare un sacco di stupidaggini insieme, il
il maestro Giulini, ho suonato con Bernstein, ma anche in cose diverse dalla classica, per esempio una tournée con Bobby McFerrin. Poi, sai, tantissimi solisti straordinari, Marta Argerich, musica da camera anche con musicisti fantastici, Giuliano Carmignola, tutti mi hanno lasciato qualcosa. Il fatto di averli incontrati e di aver avuto la possibilità di lavorare con loro, anche i jazzisti per esempio, no? Cioè, ogni tanto qualcuno mi chiama e mi dice fai qualcosa con me e sono contento di farlo, insomma. E quindi la cosa bella è che ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa e questi sono i nomi straordinari che ho, alcuni, poi ne ho dimenticati tantissimi, però la cosa bella di questa vita sono stati gli incontri. Forse noi ti leghiamo più alla musica classica, però in realtà hai suonato un po' tutti i generi. Sì, beh, diciamo che mi sono divertito a fare anche altre cose, per esempio anche lavoro in teatro, con attori, con registi, con scrittori, spettacoli con Stefano Benni, con Baricco. Adesso stiamo pensando una cosa con Giobbe Covatta, dove ci divertiremo tantissimo. Ma, insomma, alla fine mi sono anche divertito a fare qualcosa di diverso da quello che ho sempre fatto normalmente. Immagini che stiamo vedendo, ti vedono in un paese esotico, il Sri Lanka? Sì, quella è stata una delle tante robe assurde che sono stato invitato a fare. Un gruppo di fotografi mi ha coinvolto in questo viaggio stupendo e il mio scopo per essere lì era il fatto di in qualsiasi posto dove il capo nostro, il capo spedizione, mi diceva Danilo qui tira fuori lo strumento, io avevo lo strumento con me 24 ore al giorno e io tiravo fuori lo strumento e cominciavo a suonare e lo scopo era di far succedere qualcosa, di un fatto, ecco, e ne sono successi tanti di fatti, perché ecco questi per esempio sono i minatori dello Sri Lanka che lavorano in delle condizioni allucinanti e nel momento di pausa io tirai fuori lo strumento e loro suonai per loro e fu uno dei momenti più emozionanti di tutta la mia vita, ecco, per dire, non serve il grande teatro, la grande sala o i grandi personaggi, ci possono essere con la musica delle situazioni in cui in maniera consapevole o inconsapevole però succedono delle cose dove le emozioni diventano stupende, insomma. Quello sì, è perché stato la musica è veramente il linguaggio universale, è quello che ci permette di comunicare un po' con tutti. Ma oddio, questo è sempre un discorso un po' strano, cioè il pittore dice che è la pittura il linguaggio universale, il letterato dice che la letteratura è il linguaggio universale. Io sono più per la musica, sì, che forse è quella che tocca un po' tutti. Io credo che tutte le arti, cioè torno al discorso di prima, le passioni sono il linguaggio più importante che una persona possa, come dire, seguire. Uh-huh. Se poi questa passione è la musica, o è il calcio, o è il basket, o è la TV, o è fare il presentatore, cioè, è difficile. Penso che le passioni siano la cosa vera, gli incontri sono la cosa più importante in tutte le cose. Il video che stiamo vedendo ti vede proprio durante il momento del lockdown nel 2020 a suonare fuori dalla porta. Sì, insomma. Allora, sto lockdown è stata una roba stranissima, perché io non avevo mai seguito tanto i social, non ero stato, sì un pochino, vabbè, però in maniera... Invece questo lockdown mi ha permesso veramente di fare andare la fantasia, probabilmente... io avevo paura, ti dico esattamente, la mia paura più grande era il fatto di far passare un anno senza far niente. E questa paura qui mi ha spinto a inventarmi delle cose, che devo dire sono stato un impegno notevolissimo, tutti i giorni c'è qualcosa da fare. Una delle idee che appunto sono arrivate poi anche ai grandi telegiornali e tutto il resto è stata questa. Questa si chiamava la scala per le scale, cioè praticamente cosa succedeva? Che io mettevo un bigliettino o un post-it attaccato alle porte dei miei vicini di casa su nella casa di Milano, e dicevo domani alle 6, eravamo tutti chiusi, ricordate bene, no? Sì, sì. Non uscite, aprite la vostra porta, magari se volete mettetevi sugli scalini, sulle scale, e io suonerò per voi. E facevamo la diretta Facebook. È stata una cosa bellissima, perché i vicini di casa, in questo momento così drammatico, avere la possibilità di... l'hanno apprezzato tantissimo. Era pericoloso, perché... se tu avessi trovato un vicino che magari ti dice oh basta, cos'è sta gnola? No, per dire, no?
E invece ne abbiamo fatti sei di questi momenti. E non è stato uno scherzo, perché comunque essendoci la diretta Facebook io dovevo anche prepararmi, perché non è che... Certo. Poi ci siamo accorti che nella diretta Facebook c'erano migliaia di persone che seguivano la scala per le scale su Facebook. È stato, ecco, questa è stata una delle tante cose che ho fatto, che mi sono inventato, e l'altra è stata la prima uscita proprio sul balcone, il primo flash mob, suoniamo, eccetera, io uscii sul balcone a suonare qualcosa e fu ripreso dopo tre giorni. Il New York Times mi citava per aver suonato sul balcone durante il lockdown. Questa è la forza di internet, però la fantasia non mi ha mai mancata, ecco, diciamo pure così, e quindi non ho corso il rischio di stare a casa e non far niente. Ma fare musicista è anche uno studio costante, perché come hai detto tu, anche prima di presentarti sulle scale dovevi prepararti. Beh certo, perché bisogna vedere che rapporto hai con quello che fai. Cioè io penso che è anche una questione di esperienza, non è anche una questione di età. Alla mia età io non mi piace più fare le cose almeno perfette, da perfette in su. Almeno tentare di farle così. Certo. E quindi per far così devi prepararti sempre. Cioè, è così, questo mestiere è fatto così. Se tu studi e raggiungi un certo risultato, il giorno dopo, se non studi, questo risultato è sicuramente inferiore. Ma è normale, perché è anche agilità, è anche un qualcosa di tecnico e tra virgolette di ginnico. Quindi è tutti i giorni. Perciò sì, certo, anche la scala per le scale andava. Un'altra cosa che io ho fatto, guardando, ecco, per esempio il mio rapporto con i giovani, questa è l'orchestra giovanile del Conservatorio di Lugano, con cui facciamo una tournée e un disco qualche anno fa. Ecco, per esempio, un'altra cosa che mi sono inventato è stato, sulla base di un metodo che io ho scritto, quindi tutti i giorni alle 5 di pomeriggio io mettevo sulla mia pagina Facebook e studiavo un'ora in maniera tutti potevano vedere per 28 giorni di fila. Ti assicuro che è stato un impegno, perché comunque questa ora di studio che cosa ha voluto dire? È voluto dire che la stragrande maggioranza del tempo che noi passiamo per fare questa bellissima cosa, la stragrande maggioranza la facciamo da soli, lo facciamo studiando, lo facciamo esercitandoci, e studiare vuol dire sbagliare. E quindi la mia idea per fare quelle 28 giornate di studio, ogni giorno un'ora, era proprio il fatto di dire: guardate che noi adesso siamo a casa a non far niente perché siamo in lockdown tutti. Questo è il nostro mestiere e questi sono gli errori. Perché tante volte si pensa che l'artista arriva lì, fa un'ora di spettacolo, non sbaglia niente, perfetto. Cosa c'è dietro? Quindi sdoganare il lavoro quotidiano, che quella era un'ora, ma che diventa 5, 6, 7 tutti i giorni. Ecco, forse quello... poteva essere uno scopo interessante nel fatto di portare alla gente la conoscenza del fatto che noi comunque tutti i giorni dobbiamo fare qualcosa, perché altrimenti non miglioriamo e peggioriamo, anzi. Quella era un'altra cosa che mi sono inventato. Lo troviamo sulla tua pagina YouTube. Esattamente, le 24 giornate di studio sulla base di questo metodo che io ho fatto. Lì è molto specifico, è specifico per la viola, e quindi, però sulla mia pagina ci sono tutte le giornate di studio. Tanti progetti di lavoro e anche dei progetti che sono relativi alla città di Forlì. Ma insomma, io sono andato via da Forlì per studiare, quindi quando avevo 15 anni già studiavo fuori da Forlì, ma non mi sono mai sganciato da Forlì. Non riesco, non sono mai riuscito a tagliare questo cordone ombelicale, e ho sempre fatto qualcosa per la mia città, tentato. Ma forse neanche Forlì è riuscita a tagliare il cordone ombelicale con te. Forse, chi lo sa, bisognerebbe chiedere a Forlì che mi coinvolge, ma in ogni caso sì. Il mio legame con Forlì è strettamente legato proprio al vivere la città e a portare nella città qualcosa di bello, qualcosa di fantasioso, qualcosa di che Forlì magari non ha mai visto. O che comunque apprezza attraverso la musica. E quindi il mio legame con Forlì è sempre stato quello, è stato il legame con gli Amici dell'Arte, questa associazione storica che organizza concerti a Forlì da 97 anni, è stato il legame con l'Orchestra Maderna, che è un'orchestra che vive a Forlì da oltre 20 anni. Ecco, il mio legame è fatto di queste cose qui,
tentare di mettere insieme le idee, organizzare delle cose belle per la mia città attraverso la musica e tentare di portare grandi artisti come abbiamo fatto in questi anni, e devo dire siamo riusciti a portare veramente musicisti straordinari, ma anche attori, ma anche scrittori, eccetera. Questo è il mio legame con Forlì. Dal 29 aprile al 2 maggio parte la 17ª edizione di Adotta un musicista. Ci spieghi, ecco, che cos'è? Questa è un'altra di quelle cose che mi sono inventato 17 anni fa, insieme con l'aiuto degli amici dell'arte all'epoca. Tra l'altro adesso siamo vicino alla fusione tra Amici dell'Arte e Maderna, che si fonderanno insieme e diventerà Forlì Musica. Quindi l'associazione diventerà unica. Adotto Musicista è un concorso per giovani musicisti, diviso su due categorie, fino dai 6 fino ai 12 anni e dai 13 ai 16, quindi due categorie. Abbiamo avuto alcuni dei premiati delle edizioni scorse, sono già musicisti e solisti in carriera che stanno suonando in giro per il mondo. Quindi il livello di questo concorso è sempre diventato sempre più alto. C'è una commissione di primissimo ordine, perché ci sarà Stefano Bezzicchi, il pianoforte, pianista, insegnante di conservatorio, oltre che collaboratore con me da oltre 30 anni, Alessandro Tampieri, concertmeister, violinista dell'Accademia Bizantina, il maestro Michele Gamba, che è direttore d'orchestra. Nello spettacolo del 7 dicembre lui diresse i ballabili alla Scala, in quel famoso spettacolo del 7 dicembre, ecco, e dirigerà l'orchestra ed è in commissione. Piero Bonaguri, chitarrista straordinario, oltre che forlivese, solista e docente di conservatorio anche lui. Andrea Oliva, primo flauto solista dell'Orchestra di Santa Cecilia di Roma, che tra l'altro verrà anche qui a fare il prologo, cioè il 29 sera lui farà un recital col pianoforte come inizio di questa 4 giorni che vedrà a Forlì. Stanno già arrivando molte iscrizioni, un sacco di bambini e ragazzi che verranno proprio qui in presenza. Un concorso che ha tanti unicum all'interno. Uno, saremo i primi a fare un concorso musicale in presenza, cioè non online. I ragazzi verranno a Forlì. Speriamo che ci sia la possibilità di fare la finale col pubblico, ma se non sarà così, in ogni caso, avremo la collaborazione di Teleromagna, che riprenderà quella finale, e quindi sarà, e ringrazio Teleromagna per questo, perché sarà importante. E la trasmetterà in diretta, lo diciamo già. Ecco, Francesca, bene, grazie che l'hai detto. Quindi un ulteriore unicum, la finale sarà in TV. Poi la finale della categoria dei grandi, quindi grandi dai 14 ai 16 anni, sarà con l'orchestra. Questo è anche questo un unicum assoluto. Nei concorsi di solito fino a una certa età le finali si fanno accompagnati dal pianoforte, invece noi, i nostri ragazzi, saranno accompagnati da una vera orchestra, che sarà l'Orchestra Maderna, diretta da un vero direttore, che sarà il maestro Michele Gamba, che nominavo prima. Ecco, quindi una commissione di altissimo livello, una possibilità di alto livello di esperienza per suonare accompagnati da una vera orchestra e un vero pubblico, è un vero direttore, speriamo un vero pubblico, la televisione. E anche il palcoscenico. Il palcoscenico, perché saremo al Teatro Diego Fabbri, assolutamente. C'è un'altra cosa poi che mi ha ispirato particolarmente nella mia fantasia. I premi di questo concorso saranno i classici primo, secondo, terzo premio delle due categorie. Ma ci sarà un premio più grande, che sarà una borsa di studio per seguire degli studi o all'estero, o in Italia, nelle masterclass, eccetera, eccetera, che avrà un valore più alto del primo premio. Cioè, questo cosa significa? Che la competizione fa parte del gioco, ma la vediamo sotto una certa forma, cioè sotto una forma di scambio, una forma di... i ragazzi tra di loro si guardano, si notano e si copiano e stanno bene insieme, perché deve essere così. Poi è compito della giuria mettere un primo, un secondo, un terzo, ma questo non ha nessuna importanza. Ma invece la borsa di studio avrà un valore più grande del primo premio, cioè la spinta a continuare a studiare, e non è obbligatorio che questa borsa di studio, non sarà obbligatorio che questa borsa di studio andrà ad uno dei primi premi, andrà a quello che noi indicheremo come commissione, presieduta da me, al talento che secondo noi ha più bisogno di approfondire lo studio per chissà quale motivo. Ecco, anche questa è una cosa abbastanza singolare. Quindi
Tre premi più una borsa di studio. No, premi speciali ce ne sono tanti. Ah. Sì, perché abbiamo tanti, tanti premi speciali anche dedicati al territorio, il miglior strumentista della provincia di Forlì. I premi sono tanti, devo dire. Questi sono i più significativi. E si possono iscrivere tutti i musicisti fino ai 16 anni da tutta Italia, anche dall'estero? Anche dall'estero, non abbiamo scritto che sia assolutamente nazionale, può essere sì, anche dall'estero, e tutti gli strumenti. Che dovranno venire a Forlì, questa è una grandissima spinta anche per il territorio, farli venire qua, non è una cosa trascurabile, è molto importante. Non ti nascondo che dal punto di vista organizzativo ci stiamo già mettendo le mani nei capelli, perché pensare una finale in un teatro chiuso con tutta una serie di problemi, sì, sì. Però questa è la forza nostra di rilanciare sempre e comunque con la volontà e con la fantasia anche i commissari che vengono, che hanno dato la nostra disponibilità, che hanno accettato il nostro invito, lo hanno accettato con uno slancio straordinario, ma soprattutto pensare che le famiglie verranno a Forlì per accompagnare questi giovani e quindi abbiamo le convenzioni con i Bed and Breakfast, i quali ci hanno ringraziato ancora prima di sapere se la gente arriverà, perché lo slancio è dato da queste cose, le idee devono portare attraverso la fantasia avanti il lavoro di tanti, e noi siamo convinti che Forlì abbia queste potenzialità. Partiamo da qui e poi vediamo dove arriviamo. Per far capire che anche la cultura può essere uno slancio per il territorio, può essere uno stimolo, insomma. Beh, non c'è dubbio, questa cosa, ripeto, la nostra forza è stata anche trovare gli interlocutori, per esempio Teleromagna, no? Non è naturale, abituale, mi pare, portare la musica classica nelle televisioni commerciali, penso che le esperienze siano abbastanza poche, limitate. Avere trovato questa disponibilità e Teleromagna che ci aiuta, questo significa che il nostro progetto evidentemente trova degli interlocutori. Non succede sempre, ma quando succede è bello. Il territorio ha bisogno di questo, credo. Così come tutti, per esempio, andando avanti, noi stiamo aspettando che riapra l'Arena San Domenico, che è stata un'esperienza straordinaria dell'estate scorsa, e dove noi, come Forlì Musica, abbiamo inaugurato l'estate scorsa con Alessio Boni e Mario Brunello e Alessandro Quarta. Ecco, noi abbiamo già il progetto dei concerti, ma abbiamo già il progetto dei concerti per l'autunno. Abbiamo già un'idea su, per esempio, di alcune cose collaterali alla mostra di Dante. Si tratta di capire cosa si riuscirà a fare, ma i progetti sono tutti lì che bollono in pentola, e quindi, però questo del concorso è il primo ed è il più fattivo. Tu sarai coinvolta in questa cosa perché presenterai la serata finale. Sì. Te l'ho detto? Sì. Non so se te l'avevo detto, ma tu sì, sì. Ecco, quindi sono già, insomma, mi sto già preparando per esatto, questa serata. Quindi. Intanto, prima di lasciarci, ci puoi ripetere un po' quali sono le date, gli orari di questo concorso? Allora, il 29 aprile ci sarà questo prologo del recital con Andrea Oliva, flautista stupendo, che sarà in commissione anche nel concorso e sarà anche quello registrato a Teleromagna, quindi il 29. Anche quello, se avessimo la fortuna che il pubblico potesse entrare, sarebbe speriamo, bellissimo. Speriamo, perché ancora altrimenti, siamo in attesa. Esatto, altrimenti lo faremo lo stesso. Il 30 aprile ci sarà la prima prova dei bambini piccoli, il primo maggio, e prima prova e finale, quindi in quel giorno lì i piccoli avranno già il risultato. Il primo maggio ci sarà l'eliminatoria dei grandi e il 2 maggio ci sarà la prova alla mattina dei grandi con l'orchestra, ma sarà a porte chiuse, e al pomeriggio, penso tardo pomeriggio alle 5, dovremmo, o alle 6, non mi ricordo, ma comunque dovremmo sintonizzarci su Teleromagna per la finale del concorso della categoria dei grandi. Grazie Danilo Rossi per essere stato con noi, purtroppo non ti possiamo sentire suonare oggi, però lascio i nostri telespettatori a questa clippina che ti vede, insomma, impegnato all'interno dell'ex asilo Santarelli di Forlì. Vediamoli insieme, arrivederci a tutti.